Amici Spettacolo Metro Zero, ben ritrovate. Siamo con Gio Di Zurli, centrocampista del Lucignano, qui dal Museo Amaranto, che grazie a Enrico Bianchini ci dà l'opportunità e grazie anche a Gio Di per la Grazie a sua voi. disponibilità. E qui lo dico sempre, quando vengo al Museo Amaranto si respira un'aria diversa, anche perché se andiamo a vedere le foto, un pezzettino di storia di questa Arezzo l'hai scritta anche tu. Sì, diciamo, anche più di storia è stata anche una realizzazione di un sogno personale che fino da bambino, iniziando facendo tutta la gavetta, diciamo, dai giovanissimi, dopo 7 anni ho tornato il sogno fare delle presenze in prima squadra in Serie D e quindi vestire i colori della squadra della tua città è un onore, insomma, giocare in questo stadio davanti a questo pubblico è sempre stato emozionante. Precedenza sei stato negli allievi, sotto praticamente quando c'era come presidente Mancini, quindi eri al centro di un grande progetto. Sì, eravamo fatto sì, giovanissimi, 2 anni di giovanissimi nazionali, 1 anno di allievi nazionali. E sotto appunto la presidenza Mancini, che comunque il settore giovanile era di tutto rispetto. Poi per le note vicende l'Arezzo è ripartito dalla Serie D e quindi lì c'era la grande voglia di ripartenza per tutti, insomma, di Sì, ripartire. Vi sentevate, come dire, al protagonisti, perché a quel momento l'Arezzo era nelle vostre mani, insomma, sì, l'Arezzo c'era era al centro. comunque voglia di prendere la strada che era stata intrapresa negli anni precedenti, quindi comunque di riportare l'Arezzo nelle categorie in cui meritava di stare, e quindi anche noi che abbiamo fatto parte del settore giovanile all'inizio solo juniores nazionali, almeno per quanto mi riguarda, per 2 anni, era comunque un settore giovanile curato e volto a vincere. Infatti il secondo anno di juniores nazionali abbiamo vinto il campionato e siamo usciti poi alle fasi finali contro la vincente dello scudetto. Quindi grande, grande soddisfazione, insomma. Grandissima soddisfazione, un campionato incredibile con una sola sconfitta e 2 pareggi in tutto il campionato, quindi abbiamo stravinto il campionato e con un grande gruppo di ragazzi, non solo di qui, soprattutto ragazzi che venivano da Roma, un mister di Roma anche lui. Campionato assurdo, stravinto e diciamo, più che altro siamo divertiti veramente tanto. Bello, bello, bello. E il presente ti proietta ancora nei settori giovani, perché sei reduce dal corso di Coverciano, dove hai preso l'abilitazione per allenare in una squadra giovanile. Sì, ho finito il corso UEFA C, che appunto mi abilita ad allenare tutte le squadre del settore giovanile. È stata un'esperienza molto formante, dato che io non ho ancora mai allenato una squadra e ti fa vedere il calcio ovviamente da un altro punto di vista, che non è quello del giocatore, ma quello appunto del mister. Anche perché te, però giochi nella zona nevralgica, quindi sei quello che organizza il gioco. Sì, diciamo, centrocampista, diciamo sì, si trova appunto lì nel mezzo, quindi deve essere, diciamo, una bella mente pensante, ecco. Con il Lucignano? Con il Lucignano abbiamo riparlato la settimana scorsa e abbiamo deciso di continuare questo bel percorso che è stato intrapreso l'anno scorso. Ho trovato veramente una seconda famiglia, proprio sia a livello societario che a livello di staff con il mister, che soprattutto a livello di compagni di squadra. Quindi sono stato molto contento di poter continuare anche per il prossimo anno a giocare lì. In una delle nostre ultime interviste abbiamo avuto modo di parlare del tuo corso di laurea, insomma. Sì, se ora è stato un po' frenato, diciamo, purtroppo come tutta l'Italia da questo Covid, quindi sì, diciamo, si prolungherà un pochino l'attesa per la fine della specialistica in scienze tecniche dello sport, però vedremo di fare il prima possibile per cercare poi di mettere in pratica le cose imparate. La mia adesso è una curiosità, proprio sulla base di tutte queste tue esperienze di calciatore, di allenatore, di professionista del settore, condizione fisica e peso forma, il tuo, com'è? Sei Attualmente, attualmente, attualmente secondo me no, perché comunque è Sei stato lasciato molto andare, diciamo. difficile poter diciamo, abbinare dei lavori specifici durante questo periodo di quarantena. Per me poi vengo purtroppo anche da un'operazione, Certo, quindi anche questo diciamo è tanto. stato un riposo forzato, ecco.
però diciamo che con la volontà si ritornerà sicuramente a ottimi livelli. Anche perché a Lucignano, insomma, c'è quella voglia, come dire, di riprendere quota, di ben figurare in questo campionato di promozione, insomma. Sì, Anche assolutamente perché sì. dalla retrovia arrivano due Esatto, squadre saranno sì, due vecchie subito due conoscenze. derby infuocati subito e quindi sì, c'è voglia di far bene, di ben figurare nel prossimo campionato. Quindi immagino che con il mister ti sei già incontrato. Sì, c'è un Qualcuno devi ottimo parlare. rapporto proprio di... Marco Lorenzin, che lo salutiamo. Sì, lo salutiamo il mister, un ottimo rapporto proprio di interscambio, di visioni calcistiche sia su... Tutto a 360 gradi, quindi è una persona bravissima e quindi ci siamo già incontrati, parlato già della sorta di programmazione del prossimo anno, anche se ancora diciamo non sappiamo quando si potrà riniziare. No, speriamo presto, dai, Sì, speriamo il che si prima possibile. ritorni a parlare di calcio e come dire, di sentire nuovamente quel fischio d'inizio. Assolutamente sì. Io ti ringrazio per la tua disponibilità verso Spartacometro Zero, come ringraziamo il Museo Amaranto ed Enrico Bianchini. Grazie a voi. E buon proseguimento di giornata.